Ora è il momento più atteso dai più piccoli, ma non sono da loro, il momento di Gioca Aosta 2019. Ci colleghiamo in diretta con Piazza Chanù, dove c'è per noi Sonia Sciarla. A te la linea, Sonia. Sì, allora buongiorno Nicola, Gioca Aosta, undicesima edizione in pieno svolgimento, l'inaugurazione giovedì, domani la chiusura alle 18, ormai conosciamo questa manifestazione, la Kermesse, la festa del gioco intelligente che quest'anno si declina in oltre 100 appuntamenti sul territorio comunale, quindi anche un modo, un pretesto per scoprire, per apprezzare il territorio del nostro comune, perché il gioco è anche che viaggio, il gioco è anche scoperta e su questo ha puntato quest'anno l'organizzazione di Gioca Aosta, qui rappresentata, lo saluto da Davide Jacot, presidente di Aosta Iacta Est. Quanto è importante scoprire attraverso il gioco? Secondo noi è un metodo molto, che abbiamo visto essere molto efficace per accorgersi di quanta meraviglia abbiamo intorno e quindi abbiamo portato i nostri giochi in scenari eccezionali come il sottotetto affrescato della cattedrale, la Cabinovia Aosta Pila, la cantina dell'Institut Agricole, una grande rete di eventi che è stata accolta con grande favore soprattutto dai turisti ma anche da quegli aostani che magari non conoscono a fondo la propria città. In questo modo il gioco è un mezzo di scoperta e di creazione di connessioni nuove. E poi con il gioco naturalmente, come dire, si superano anche le barriere anagrafiche, le barriere culturali, le barriere linguistiche ed è importante farlo in questo momento, giocare insieme. Assolutamente, è importante avere spazi sociali in cui ci riconosciamo in quanto esseri umani e in quanto parte di qualcosa di collettivo. Abbiamo bisogno di questo e abbiamo anche una voglia di tutto questo. Noi ci siamo sorpresi di quanto le persone abbiano accolto questo spazio semplicemente aperto e condiviso e in questo modo abbiamo creato un grande affresco collettivo. Grazie a Davide Giacon. Noi questa mattina abbiamo attraversato la città, abbiamo sentito le impressioni dei volontari e del pubblico di Gioca Aosta. Avventura Nerf piace soprattutto ai giovanissimi. Beh, certo, diversamente da un gioco da tavolo che possiamo trovare in Piazza Chanù, questo è un gioco molto più adrenalinico e molto più attivo. Mitiga l'aggressività dei ragazzi e cerca comunque di farli sfogare in qualche modo, dandogli la possibilità di stare all'aria aperta. Come avete scoperto Gioca Aosta? Noi siamo in villeggiatura a Morgé, abbiamo trovato l'opuscolo e abbiamo deciso di portare i bambini per, insomma, fargli vedere questa manifestazione. Le prime impressioni? Mi sembra ben organizzata, tanta gente, vari punti, vari giochi, quindi penso che sia stata organizzata molto bene questi 4 giorni. Siamo nella ludoteca di Piazza Chanù, questa è la zona dei prestiti, sempre molto affollata. Quali sono quest'anno i giochi più richiesti? Ma allora ci sono i grandi classici, chiaramente, che proponiamo per i nuovi giocatori, da Carcassonne ai Coloni di Catan. Però giochi che vanno tanto, anche più recenti, quali Double o altri giochi molto rapidi che permettono quindi alle persone che arrivano di fare una partita in pochi minuti e poter provare qualcos'altro. Da Torino per Gioca Aosta, a che cosa state giocando? Stiamo giocando un gioco nuovo che non abbiamo mai provato, Tokyo Highway. Prevede che chiede che cosa? Abilità. Bisogna, è tut, Manualità. manualità, è tutto in equilibrio ed è un gioco di incastri, ecco. Conoscevate già questa manifestazione? Io personalmente sì, perché faccio parte del mondo del gioco da tavolo da qualche anno e ho amici nell'organizzazione che mi hanno convinto a venire tipo un giorno e mezzo fa. Ho preso treno e tutto e sono venuto. I volontari di Gioca Aosta, gli uomini e le donne in giallo, qui rappresentati da Lorenzo Grimaldi, 17 anni di Torino, cresciuto davvero con Gioca Aosta. Esattamente, sì, oramai è un'abitudine, un fine settimana di agosto venire ad Aosta a dimostrare i giochi, Prima cogliendo. volta quando, Lorenzo? 11 anni fa, quindi nel 2008, avevo 6 anni, sì. E poi per voi è davvero, come dire, un impegno di famiglia. Sì, veniamo qui tutti gli anni, tutti insieme a giocare, a divertirci, a insegnare i giochi, cogliendo l'occasione di unire l'utile, cioè spiegare i giochi, al dilettevole, cercando di giocare insieme a coloro con cui spieghiamo i giochi. Bene.
Allora, tante le novità naturalmente per questa edizione. Parliamo di una novità organizzata nel pomeriggio di oggi alle 15 al Teatro de la Ville di Aosta, il Canto della Realtà. Di che cosa si tratta? Ne parliamo con Andrea Cazzato, attore. Sì, allora, si tratta di uno spettacolo interattivo. È il terzo anno che noi portiamo a Gioca Aosta uno spettacolo in cui il pubblico può scegliere da che parte andrà la storia, un po' come i vecchi libri game che andavano tanto in voga negli anni 80. Quest'anno abbiamo deciso di potenziare l'offerta con dei giochi precedenti in cui il pubblico poteva scegliere come sarebbe andato il preambolo della storia. Quindi siamo in replica oggi alle 15, domani alle 11 e alle 15 con questo spettacolo in cui il pubblico potrà far viaggiare nel tempo i nostri personaggi e dare un finale alla loro storia. Benissimo, grazie ai miei ospiti. Tutte le informazioni sul sito di Gioca Aosta, giocaosta.it. A voi. Grazie dunque a Sonia Schall in diretta da Piazza Chanù per Gioca Aosta. Noi ora, grazie alla redazione di France 3, andiamo alla ricerca, alla scoperta di un parco ornitologico molto particolare dove le visite si